globali, ma c'hai un bagaglio di diritti e doveri che neanche la Merkel si sogna di mettere in discussione. Noi siamo diventati una, stiamo, secondo me, diventando una società obliqua, cioè dove i soggetti più deboli hanno sempre maggiori possibilità di vedere affermati i loro diritti e i loro doveri. Le donne, in quanto storicamente, tradizionalmente, soggetti deboli, deboli si fa per dire, perché siete più forti di noi uomini, ma diciamo secondo una accezione culturale, sociale dell'epoca moderna, la donna è un soggetto debole in quanto, è anche premoderna, in quanto incapace, diciamo, o meglio incapace, diciamo ritenuta, ecco, ritenuta incapace di compiere alcune mansioni, alcuni lavori. Oggi la donna nel sud invece sempre più ha possibilità di affermazione professionale, umana, culturale, economica, civile in generale. Io adesso non conosco le vostre professioni, non so di cosa vi occupate, ma se penso a mia nonna che ha lavorato a fianco a mio nonno aiutandolo nelle sue attività economiche e penso a mia madre che invece è stata una maestra elementare e penso a mia sorella che è un'infermiera specializzata o penso alle mie amiche che sono avvocatesse, sono medici, sono magistrati, sono ricercatrici universitarie, sono amministratrici come Maria Vittoria, sono... mi rendo conto che il sud di oggi è un sud dove la donna, per fortuna, ha un livello di protagonismo molto, ma molto maggiore di quello che aveva ieri. E questo ovviamente è un altro motore di progresso. Non stiamo qui, come dire, a fare retorica, si capisce bene che se la metà di una popolazione, perché quasi dappertutto le donne sono la metà, anzi più della metà delle popolazioni umane, delle collettività, se a una metà della popolazione, anzi a più della metà, viene data la possibilità di affermarsi umanamente e professionalmente, è chiaro che quella società ha una spinta propulsiva di progresso maggiore. Ancora ne abbiamo strada da fare proprio. Certamente. Per quanto riguarda la donna, io penso. Certamente. Interrompo un attimo, scusa, sì, per fare questa riflessione. Prego. Purtroppo sì, il ruolo viene dato alla donna, però non è un ruolo pieno. Sì. Perché se viene sempre vista come la parte debole, anche dappertutto. Perfetto, perfetto. Io purtroppo questa cosa la devo dare. Vabbè, facciamo una cosa, fammi facciamo una cosa, ecco. Permettetemi velocemente di finire, perché sennò mi tengo qui fino a mezzanotte. Non credo che abbiamo le opportunità anche per le vicende domestiche. Perfetto, quindi, perfetto. So sì. Che non siamo in condizioni di prolungare, io pure devo andare. Sì, certo. Sono impegni di famiglia per. Certamente, certamente. Quindi le analisi sviluppate e snocciolate sono moltissime. Sì, la foga dottorale. Le restringo. Vado velocemente perché mi rendo conto che ci vorrebbe molto tempo, ma vado per accenni. Sì. Terzo punto. Io questa faceva parte degli altri che poi ho aggiunto alla fine, però adesso questa sera li voglio dire anticipatamente. Io questo l'ho definito cambio di paradigma nazionale, cioè lo dico in una battuta e poi vado avanti in due o tre battute. Secondo me non è più il sud ad avere bisogno dell'Italia, ma è l'Italia ad avere bisogno del sud. Perché sono cambiate le cose. Sono cambiati gli scenari internazionali, l'Italia non è più un paese a sé, fa parte di un gruppo di paesi che si chiama Unione Europea, a cui
questi paesi deve l'impegno di miglioramento delle proprie condizioni, con cui i paesi europei ha stretto dei patti. Non solo, l'Italia, il mondo non è più quello egemonizzato dagli Stati Uniti d'America e costellato di altri paesi, no, il mondo, il nuovo mondo, il mondo contemporaneo, è un mondo che vede il protagonismo di nuove superpotenze economiche, come la Cina, come l'India, come il Brasile, come la Russia, come il Sudafrica, come le tigri asiatiche e così via. Ne va da sé, e chiudo quest'altro punto, che l'Italia non può più perorare, continuare quel modello di sviluppo che aveva finora, che gli ha permesso di mantenere una parte, il nord, al doppio della ricchezza di un'altra parte, il sud. Non può più permettersi l'Italia di avere una parte, la Padania, che dati alla mano ha un PIL pro capite maggiore di quello tedesco, e un'altra parte, dati alla mano, dati Svimez di qualche mese fa, che ha un PIL pro capite inferiore a quello della Grecia. Quindi l'Italia ha, secondo me, la necessità di fare come ha fatto la Germania, che all'indomani della caduta del muro di Berlino si ritrovava la Germania dell'Est e la Germania dell'Ovest in due blocchi divisi e distanti tra di loro, ma in 20 anni ha portato l'Est a quasi lo stesso, all'80% di ricchezza dell'Ovest. Quarto punto, non sta cambiando solo il paradigma dello sviluppo nazionale, sta cambiando il paradigma dello sviluppo generale. Secondo voi perché oggi si parla sempre più di sviluppo sostenibile? Perché si stanno affermando espressioni come green economy? Perché si guarda molto di più alla qualità dei cibi, dell'industria alimentare? Perché si dà più attenzione all'ecologismo, all'ambiente? Perché si è capito che lo sviluppo tradizionale con il quale noi siamo diventate le potenze industriali del mondo ha prodotto in realtà più danni di quanti ce ne aspettavamo. E quindi alla fine, probabilmente tracciando una somma, non dico che i danni siano superiori ai ricavi, ma certamente, salute, i danni sono stati tantissimi. Pensiamo solo, e non vi voglio rattristare né angosciare, pensiamo solo alla diffusione delle patologie tumorali oggi. Quindi il mondo si sta convertendo allo sviluppo sostenibile o le energie rinnovabili. Perché questa corsa a trasformare le energie in rinnovabili, in pulite, energie pulite? Perché abbiamo capito questo? Secondo me questo passaggio che sta accadendo in generale nel mondo, ma soprattutto nei paesi sviluppati nostri, avvantaggerà il sud, perché noi che siamo rimasti ultimi nello sviluppo capitalistico, paradossalmente possiamo ritrovarci ad essere i primi, perché abbiamo mantenuto il nostro territorio quasi, non dico del tutto, ma quasi vergine o intatto da un punto di vista naturalistico ambientale. Quindi questo ci darà la possibilità di costruire, di adeguarci a un nuovo tipo di sviluppo sostenibile, per il quale sviluppo noi possiamo diventare un laboratorio, un vero e proprio laboratorio, anzi il laboratorio per eccellenza del nostro paese.
5. L'immigrazione. Lo accennava l'amico sindaco prima, e l'immigrazione è certamente un argomento abbastanza spinoso, perché ne stiamo vivendo, come diceva lui, soprattutto i disagi. Però io, attraverso i miei scritti, induco chi poi lo leggerà a ragionare sul fatto che l'immigrazione è stata sempre e sempre sarà un fattore macroeconomico di ricchezza piuttosto che di povertà, perché l'immigrazione costituisce manodopera a basso costo, l'immigrazione è una ricchezza, è un apporto demografico, perché noi stiamo facendo pochi figli, i paesi sviluppati facciamo pochi figli e siamo in calo demografico, ed è una ricchezza in termini culturali. Non è un caso che le società più evolute del mondo siano società multiculturali e multiraziali, multietniche. E non è un caso che queste persone noi le utilizziamo in condizioni di semischiavitù nelle nostre aziende agricole. Pensiamo alla piana di Gioia Tauro, quante persone costrette a raccogliere arancio nella piana di Sibari con zero rivendicazioni sindacali e pochi soldi. 6. Come vedete, questo coperchio gli stiamo dando pian piano delle scosse. 6. Il fattore federalismo. Fattore, se vuoi ti puoi avvicinare così. Diciamo, fattore federalismo. Io, sebbene il federalismo negli ultimi anni lo abbiamo concepito più che altro come una cosa negativa, perché è stato il cavallo di battaglia della Lega Nord, che voleva la secessione, io ritengo invece che il federalismo, così non solo io in verità, tantissimi, ritengo che il federalismo, se ben congegnato, se ben attuato, possa essere un meccanismo di responsabilizzazione non solo delle classi dirigenti, ma di tutta la cittadinanza. Perché il federalismo si traduce nella formula valorizzi, crei valore dalle risorse che hai. E quindi il federalismo ci costringerà, tra virgolette, a valorizzare le risorse che abbiamo, cosa che non abbiamo fatto finora, come dicevo prima. Perché se c'è un guaio, veramente un guaio, dei nostri territori, è quello di non riuscire a valorizzare opportunamente quello che abbiamo. Pensate solo, è un esempio che porto spesso, al fatto che abbiamo, la sola Calabria detiene 740 chilometri di coste in uno dei mari più belli del mondo, che è il Mediterraneo, e non riesce tuttavia a risolvere il suo problema occupazionale. Anzi, puntualmente ogni anno, in molte località, per fortuna, non in tutte, e spero, mi pare sempre meno, troviamo ancora il mare sporco. 7. Io nel libro lo definisco berlusconismo, però è un'espressione che è ambigua, perché è come se facesse apparire che Berlusconi sia un motivo di fiducia, o il berlusconismo sia stato un motivo di fiducia per il Sud. No, non è questo. Io dico che la Terza Repubblica, ecco, l'avrei dovuta chiamare Terza Repubblica, ma il senso comunque è quello, sarà secondo me un ricorso storico della Prima Repubblica, cioè una fase della nostra Repubblica, e adesso siamo alla terza, perché la seconda è finita con Berlusconi più o meno, è iniziata con Monti, con la riforma costituzionale del titolo V del 2001. La Terza Repubblica, secondo me, sarà un ricorso storico della Prima. Che cosa voglio dire? Cioè, sarà un'epoca della nostra Repubblica in cui torneranno ad essere forte sia la partecipazione civile che quella politica. Pensate, ad esempio, al ritorno dei grandi partiti di massa, qual è appunto il Partito Democratico, al quale io appartengo,
al Movimento 5 Stelle o al nuovo centrodestra. Sono grandi agglomerati, grandi conformazioni partitiche, come lo erano ad esempio il Partito Comunista o la Democrazia Cristiana o il Movimento Sociale. E se la Terza Repubblica, e chiudo anche su questo punto, sarà un ricorso storico della prima, secondo almeno le mie previsioni, secondo le mie idee, ne va da sé che il Sud, come grande questione nazionale, non locale, tornerà ad essere una questione centrale del nostro paese. Non a caso, il 7 agosto 2015, io stesso prendevo la macchina e mi recavo a Roma per partecipare alla direzione nazionale del Partito Democratico, convocata in maniera straordinaria per progettare un intervento sull'Italia del Sud. Perché il rapporto Svimez 2015, come saprete, ha messo in luce che il Sud è la metà della ricchezza, ha la metà, produce la metà, circa la metà della, o poco più della metà della ricchezza del Nord, e produce una ricchezza inferiore a quella della Grecia, e quindi è scoppiato l'allarme. Ma il rapporto Svimez, amiche e amici di Cerchiari, non c'è stato per caso ogni anno? Certo. In questi ultimi 20 anni di berlusconismo e di leghismo nordista non ci sono stati rapporti Svimez? Certo che ci sono stati, io li ho letti tutti, però combinazione quest'anno ha fatto rumore, quest'anno, ecco che ritorna, che secondo me la Terza Repubblica riporterà al centro dell'agenda politica la questione meridionale. 8. Si sta affermando, sì, però ci siamo quasi, sono 13, siamo a 8, pian piano ci arriviamo. Scusami se mi dilungo e se scherzo un po', ma sono sicuro che, diciamo, poi anche le tue riflessioni saranno, si integreranno come un puzzle in quelle che sto facendo io. 8. Quella che io chiamo nuova letteratura meridionalistica. Allora, io ho studiato un po' di libri sul Sud, ne avrò letti e studiati un centinaio, perché ho fatto la tesi di laurea sul Sud, ho fatto il dottorato di ricerca sul Sud, ma tantissimi ancora ne devo studiare. Però mi sembra che questa, la letteratura del passato, non vi distraete che poi vi interrogo, scherzo, la letteratura sei del... politico, non sei politico, mi do per la partecipazione, la letteratura del passato mi pare che abbia avuto come diciamo filo conduttore più che altro la evidenziazione, correggetemi se sbaglio, delle problematiche meridionali piuttosto che la evidenziazione delle potenzialità, come dicevo prima. Adesso invece mi pare si stia sempre più consolidando una nuova letteratura meridionalistica che ha come scopo non già e non tanto quello di parlare dei problemi, ma quello di evidenziare le potenzialità del sud dell'Italia. Io mi ricordo, uno fra tutti, un libro che ho trovato nella biblioteca dell'Università della Calabria, che tra parentesi è la biblioteca più grande del sud Italia, chiusa parentesi, con centinaia di migliaia di volumi, tutti i giorni a disposizione di chi vuole. Ho trovato un libro con la prefazione di Berlusconi, Silvio Berlusconi, che titolava, fatto da deputati del PDL, all'epoca PDL, Partito della Libertà, Popolo della Libertà, che diceva, intitolato, caro Antonio, caro sindaco, Sud, la grande occasione. E nella prefazione Berlusconi diceva che il Sud, insomma, faceva tutto un ragionamento dicendo che sì. Ecco, quindi si sta affermando una letteratura che guarda le potenzialità. E che, e ho chiuso anche su questo punto,
sta contribuendo a vedere la storia da un altro punto di vista. Perché se è vero che, se è vero che la storia la scrivono i vincitori, è vero anche che l'unità d'Italia, il processo di unificazione del nostro paese, la successiva costruzione del nostro Stato unitario, della nostra Repubblica, ha avuto dei punti oscuri, non ben chiari. Per esempio, non si era ben capito se quell'albergataggio fosse stata una vera e propria guerra civile, come ad esempio c'è stata tra Nord e Sud America, con Lincoln, prima di diventare Stati Uniti, o subito dopo Stati Uniti d'America. Non era ben chiaro se questa unificazione quante vittime avesse fatto, in che misura. Ebbene, tutte queste cose sono uscite, penso ad esempio alla letteratura di Pino Aprile, Terroni, oppure quella di Giordano Bruno Guerra, Guerri, il sangue dei sangue dei giusti, e così via. Quindi questa letteratura ci sta in qualche modo dicendo, secondo me sta avendo come merito quello di farci scrollare un senso di colpa che noi meridionali abbiamo, un senso di inferiorità che abbiamo nei confronti lo chiamo vittimismo. Brava, ecco. Questo vittimismo, questa autocommiserazione, quello che Renzi di recente ha definito in maniera discutibile ma comunque interessante piagnisteo, questa cultura della lamentela, no? È vero. Che poi quando avremo altre occasioni poi con più calma, anzi, ma lei deve venire la mattina dobbiamo stare una giornata perfetto, grazie signor, ci dormiamo qua e ce ne andiamo domani, non preoccupate. grazie sono la lottata, ho la nonna a casa, vabbè a conclusione. Ciao. Che ore sono, scusa? 8:15, sì, allora un quarto d'ora e chiudiamo, dai. Allora chiudo su questo punto, questo vittimismo, poi lo specificherò, questo sentimento che diciamo domina in noi, nel secondo volume di questo libro, che poi se sarai d'accordo presenteremo di nuovo qui a Cerchiare. E questo ci deve andare a forza, perché ci sta facendo prendere coraggio in noi stessi. Nono punto, internet e la globalizzazione dell'informazione. Io dico che uno dei problemi del Sud è stata la perifericità. In sociologia per perifericità, ma non solo in sociologia, anche in politica, per perifericità si intende, come ovvio, la distanza dai luoghi, dai centri di potere, politico ed economico. Cerchiara quanto dista da Cosenza? 80 chilometri, è per certi versi periferica, perché se assumiamo che Cosenza, in quanto capoluogo di provincia, sia il centro del decisionismo economico, del potere economico e politico, dire di essere a 80 chilometri dal centro significa essere relativamente periferici. Però internet, il Sud ha pagato la perifericità, la distanza, soprattutto in termini di strade, infrastrutture, la distanza con Roma, che è il centro del potere politico ed economico italiano, e con il triangolo industriale, con Milano, Torino, Genova soprattutto, e con Bruxelles. Però oggi anche questo problema sta venendo meno. Anche quest'altra spinta, questo coperchio di vetro, la perifericità, questa parte del coperchio di vetro molto forte, la sta venendo meno. Perché? Perché con internet le nostre comunità e noi, caro Francesco, abbiamo la possibilità di fare conoscere il nostro pensiero, le nostre iniziative, i nostri prodotti in tutta Italia e in tutto il mondo. 10, ci sono quasi. È vero che siamo, e lo diceva l'amico sindaco, siamo in un momento in cui i comuni, io sono, come sai, sono anche un amministratore, sebbene di opposizione, ma sono un capogruppo consiliare, quindi so bene, e sono uno studioso della politica, so bene, sono figlio di un politico,
so bene quale sia la situazione dei comuni oggi, però non va dimenticato che se dallo Stato sono venuti meno i soldi, altri soldi invece sono venuti in più dall'Unione Europea. E penso ai fondi europei, ai fondi strutturali. Io non lo so, immagino di sì, certamente conoscendoti per fama, anche grazie al Manno che mi parla sempre bene di te, parlando con Maria Vittoria, sono sicuro che abbiate presente quale sia la potenzialità dei fondi strutturali, che già nel passato, ma ancora di più nel presente e nel futuro, destineranno a questi nostri territori miliardi e miliardi di euro. Solo un dato, e chiudo su quest'altro punto: pensate che nella programmazione 2014-2020 arriveranno nelle regioni del sud 100 miliardi di euro. Dal 2014 al 2020 arriveranno 100 miliardi di euro, che se saranno, che se i comuni o le unioni di comuni o le regioni o l'unione di regioni, Francesco, io sapranno progetti esecutivi e non c'è la regione che ci dice mandatemi questi progetti per utilizzare i fondi europei. Benissimo, c'è un problema. Tutto bravo. Il mio, tutto il mio, scusa. No, ma poi me lo dici, se no ci metto un'altra mezz'ora. No, troviamo la cornice. Ma difatti anche il mio intervento va bene, però è secondo me indubitabile. Senza presunzioni, diciamo, senza nessuna, è una mia convinzione, è indubitabile, indubbio, che se si migliorerà, io sono sicuro che la miglioreremo sia a livello locale che regionale che nazionale, la capacità di progettazione e di spesa di questi fondi europei, il nostro destino può cambiare. Undicesimo, è la prima volta. Anche questo, un cambiamento che io definisco, come tutti gli altri, come gli altri 10, silenzioso ma epocale, anche questa è la prima volta, quindi una novità, che mi pare, ecco, questo anche da appurare, ma credo di non sbagliare, è la prima volta che le regioni del sud hanno lo stesso colore politico, uguale a quello del governo. Cioè, in altre parole, come sapete, il Partito Democratico, io qui non sto a fare, diciamo, non voglio convincervi a tesserarvi al Partito Democratico. Già ci siamo. Già ci siete, no? E questo mi fa io piacere. Io tessere non ne ho. Va bene, ma quello che voglio dire è che è la prima volta dalla storia repubblicana che dalla nascita del Partito Democratico, diciamo dalla nascita del Partito Democratico, che è il partito di governo, che tutte le regioni meridionali sono governate dal partito di governo, che è un partito progressista e che in quanto tale tiene ad eliminare, almeno intenzionalmente, speriamo poi anche concretamente, le diseguaglianze. E la peggiore diseguaglianza del nostro paese resta quella tra il nord e il sud. Quindi questa è un'altra grande potenzialità. Se è vero, come si è detto in direzione nazionale del Partito Democratico, a cui io, ripeto, ho partecipato, e dove si è cercato di fare squadra per risolvere i problemi del Sud, se è vero che questo accadrà, possiamo ben sperare. 12. Ci siamo. È corso. È una cosa, anzi mi perdonerete se li sto dicendo in maniera così frettolosa, ma è giusto anche sintetizzare, perché sennò poi uno si annoia. Questi credo che, ecco, volutamente li ho lasciati all'ultimo, per, come dire, solitamente li dicevo all'inizio, adesso li ho lasciati all'ultimo perché se non vi ho convinto con i primi 11, spero di convincervi con gli ultimi due. Il 12° punto sono le energie. Domanda: quanto sono importanti le fonti di energia per la ricchezza di un paese? Molto. Ecco, e che cosa mi dite se io vi dicessi
che noi italiani meridionali, italiani in generale, ma meridionali in particolare, siamo oggi detentori, possessori delle nuove fonti di energia. Il sole, il vento, il mare, la geotermia. Quindi avete capito che altro cambiamento silenzioso ma epocale. Certo, il sud per certi versi ha avuto comunque delle fonti di approvvigionamento e chiudo. La Basilicata e la Sicilia hanno avuto il petrolio, hanno il petrolio. E abbiamo la risorsa idroelettrica, soprattutto in Calabria. Ne abbiamo fonti di energia, ma volete mettere le fonti solari, dico bene, ed eoliche, e le correnti marine, l'energia prodotta dalle correnti marine che si sta affermando sempre di più, e la geotermia. Non solo sono fonti di energia diffuse e grandiose, pensate che noi abbiamo il 30% di più di sole della Lombardia. Dati, sono dati scientifici, non me li invento, di insolazione, no? Ma pensate alla diffusione che possono avere queste fonti di energia. Immagino che anche a Cerchiara ci siano molti impianti fotovoltaici. E siano, o se non ci sono, arriveranno. Non molto. Tredicesimo punto, probabilmente quello più importante. Ecco, l'ho voluto lasciare alla fine così, anche per, come dire, per lasciare una, lasciare adesso anche un maggiore spettro di riflessione. Il Mediterraneo. La perifericità di cui vi dicevo prima, cari amici di Cerchiara, è dovuta anche al fatto che, secondo me, ma non solo secondo me, successivamente alla scoperta dell'America, 1492, l'Atlantico è diventato il centro del mondo e non già, e non più, il Mediterraneo, che invece era stato la culla delle civiltà umane. Pensate agli Assiri, ai Babilonesi, pensate ai Greci, pensiamo ai Romani, pensiamo ai Persiani, pensiamo, insomma, la culla della civiltà. Ebbene, negli ultimi decenni che cosa è successo? Non vi sarà sfuggito. Sono cresciute le economie dell'Africa, pensiamo alle primavere arabe, è cresciuto il Medio Oriente, ma soprattutto è cresciuto l'Oriente, e l'Oriente ha necessità di commercializzare anche con l'Europa, e noi abbiamo bisogno di commercializzare con l'Oriente. Non vi sarà sfuggito, e se vi è sfuggito mi permetto di ricordarvelo io, che uno dei porti più importanti e più grandi, più che più importanti, più grandi dell'Europa, e a qualche centinaio di chilometri da noi, è Gioia Tauro. Non vi sarà sfuggito che qualche settimana fa è stato inaugurato il raddoppio del canale di Suez, che è quella via di comunicazione marina che permette il congiungimento, la comunicazione anche commerciale tra l'Africa, l'Europa e l'Asia. Ora, va da sé, e su questo chiudo i punti e poi faccio solo una brevissima battuta di conclusione e vi lascio la parola, va da sé che se l'Italia saprà, avrà il coraggio di proiettarsi culturalmente e politicamente ed economicamente nel Mediterraneo, il Sud, l'Italia stessa, in particolare il Sud, cioè noi, che del Mediterraneo siamo il centro, il Mediterraneo che è tornato a essere centro, noi siamo il centro del centro,
Quindi va da sé che se noi sapremo investire in infrastrutture portuali, in scambi culturali, commerciali ed economici con i paesi del Nord Africa, con i paesi del Medio Oriente, con i paesi dell'Oriente, Cina, India e tutti gli altri, la nostra economia ne avrà un grandissimo e la nostra cultura, la nostra civiltà ne avrà un grandissimo beneficio. Bene, che cosa manca allora? Se è vero che questo coperchio di vetro, almeno secondo me, visti questi 13 scossoni, lo hanno fatto cadere via, o lo stanno facendo cadere via, che cosa manca? Manca la volontà politica, questo manca. Manca la volontà politica di investire sul Sud quale grande occasione per il rilancio non solo dell'Italia, mi permetterete dire, ma anche dell'Europa. Perché l'Europa, come avrete notato, è anch'essa divisa tra nord e sud. E se questa volontà politica ci sarà, cioè se al governo veramente capiranno questa opportunità, e se negli enti locali, nelle nostre regioni, nelle nostre città, avremo consapevolezza di questi cambiamenti e ci comporteremo di conseguenza, secondo me, nell'arco di una decina di anni, come vi dicevo all'inizio, può accadere quella grande metamorfosi, quella grande trasformazione, quel grande progresso dell'Italia meridionale che finora si è sempre tentato, ma non si è mai ottenuto in maniera completa. E aggiungo e chiudo: se ci sarà questa volontà politica, la congiuntura tra i governi della nostra nazione, i governi di Roma e i governi delle nostre città e delle nostre regioni, se riusciremo a fare squadra e a migliorare i nostri territori, a valorizzare quello che abbiamo, succederà un grande cambiamento, che è questo. Noi italiani calabresi, italiani pugliesi, italiani siciliani, italiani meridionali, smetteremo di andare via, smetteremo di restare qui e adeguarci in negativo, ma incominceremo a restare qui e a diventare protagonisti in termini civili ed economici del nostro territorio e della nostra gente. Cioè resteremo qui, resteremo sempre di più qui e faremo in modo che qui possa svolgersi, attuarsi la nostra emancipazione, la nostra affermazione, la nostra vita in tutta la sua pienezza civile ed economica. Ecco, con questo, che è soprattutto una speranza, un augurio, è un augurio, ma anche una convinzione, ed è per questo che sto parlando per presentare il libro. Vi ringrazio nuovamente per l'accoglienza, per l'attenzione, per la vostra gentilezza, e appunto vi faccio a voi i migliori auguri rispetto anche alle cose che ho detto, di piena affermazione sia politica che personale, e sono qui per ascoltare le vostre eventuali riflessioni. Grazie. Io volevo dire, innanzitutto, ringraziare Francesco, un'analisi molto pignola, logica, ovviamente, molto attenta, esula un po' da quelle che erano le mie considerazioni che avrei voluto fare, per cui le ritengo fuori luogo, prevalentemente politiche e politiche istituzionali, ma ognuno dei 13 punti che hai empleato e nominato ovviamente meriterebbe un approfondimento che ovviamente non possiamo fare in questa sede, perché ovviamente investe archi temporali secolari dell'evoluzione del Sud, su cui concordiamo pienamente, ma dobbiamo anche riappropriarci di una nostra identità storica che ci è stata rubata, che forse va analizzata con un'altra ottica. Ovviamente non dimentichiamo che la nostra cultura è stata una cultura vinta, quindi è stata sottomessa alla cultura
dominante che è la cultura piemontese. Dobbiamo riappropriarci dell'analisi seria del brigantaggio, dell'Unità d'Italia, quindi di tante altre situazioni, che altrimenti non riusciamo a costruire una nuova Italia. Per quanto riguarda l'aspetto istituzionale, l'aspetto ovviamente che riguarda i fondi europei, è un settore molto ampio, per cui non mi posso soffermare, vorrei raccontare la nostra storia, le nostre esperienze, ma non possiamo farlo adesso in questo momento. Noi ci crediamo che l'Europa, anche qui, dovremmo anche ridiscutere di Europa e ci addentreremo in un capitolo molto ampio, basta con l'Europa del freno, basta l'Europa dei numeri, vogliamo un'Europa che sia dei popoli, che sia inclusiva, non è possibile percorrere solamente sentieri di natura ragionieristica, non è questa l'Europa che i padri